Allora, signor Sindaco, signor Presidente della Regione, autorità tutte, farei l'intervento meno formale della storia, non che di solito lo sia particolarmente, ma credo che sia utile cercare di raccontare perché siamo qui il 14 agosto, che è un elemento abbastanza stravagante per i tempi della politica e che potrebbe essere letto come il tentativo da parte del governo di mostrarsi al lavoro anche il giorno prima di Ferragosto. In realtà siamo qui il 14 agosto per una questione di sfiga cosmica che abbiamo avuto, nel senso che quando ci siamo incontrati in prefettura il 14 maggio abbiamo detto prendiamoci l'impegno ogni 3 mesi, ospiti del prefetto, di fare il punto della situazione. Nessuno di noi aveva fatto il conto che il terzo mese successivo sarebbe stato il 14 agosto e, essendo il 14 agosto, non potevamo che al terzo mese essere precisi, puntuali qui. Diamo da subito l'impegno a vederci tra 3 mesi, 14 novembre però c'è un appuntamento internazionale in Australia, quindi l'anticiperei al 7 di novembre, onde evitare di tornare da Brisbane a Napoli per mantenere l'impegno. Quindi, non era però una battuta, cioè è il metodo, questo è il metodo che il governo intende avere con il comune, con la regione, con tutte le istituzioni, e che il governo intende avere oggi alla presenza di un paio di ministri presenti in sala, il sottosegretario Del Rio, presidente di Invitalia. Come struttura di governo, il governo ogni 3 mesi visita Napoli, Reggio e Palermo e fa il punto insieme alle regioni e le autorità territoriali sui fondi europei e più in generale sulle situazioni, le relazioni aperte. Questo è il metodo di lavoro che noi abbiamo e credo che sia un metodo di lavoro che non toglie niente alla quotidianità dell'impegno che ciascuno di noi ha, sottosegretario Alfano, insomma il sottosegretario Umberto, c'era, l'avevo visto prima, se ci sono varie autorità che non starei a citare perché altrimenti diventa una semplice carrellata di persone. Diamoci il metodo tra di noi, e il metodo tra di noi è che ogni 3 mesi facciamo un punto. Allora, rispetto alla volta scorsa, che cosa abbiamo? Abbiamo la firma del protocollo d'intesa per la città della scienza, e noi sappiamo la bellezza straordinaria di questo posto, il significato che ha e l'impegno che ci siamo presi perché torni più bello di prima, se è possibile. Non sarà facile, ma tornerà perché era già bello prima. Ma l'investimento di mi pare alla fine sia 30, quant'è il totale di investimento per l'operazione città della scienza che abbiamo firmato? 32. È un investimento che ha come obiettivo quello di dimostrare che noi come governo, come Stato, crediamo in Napoli e crediamo nella città della scienza come occasione di crescita economica. Ma come? La città della scienza dovrebbe essere un fatto culturale, educativo, scientifico, non un fatto economico. Io credo che l'Italia che verrà conoscerà finalmente una stagione della crescita se finalmente saremo nelle condizioni di far passare il concetto che la cultura, l'educazione, la ricerca e la scuola sono i fattori della crescita di un popolo nell'arco del medio periodo. Noi dobbiamo smettere di considerare una divisione tra le cose che servono all'economia e le cose che servono agli addetti ai lavori, la cultura, la scuola, l'università, la ricerca. Stamattina eravamo con il sindaco e il presidente della regione in una azienda che 8 anni e mezzo fa non c'era, in una start-up, non facciamo il nome, tanto lo sanno tutti, oggi ha 28 addetti, oggi compete con il proprio prodotto, si accinge a competere con il proprio prodotto su una realtà internazionale, un mercato che vale circa 7 miliardi di euro e che può essere aggredito da questa realtà made in Ponticelli, e questa realtà è una realtà che è oggi forte, viva e significativa perché? Perché scommette sul capitale umano e sugli ingegneri di questa terra, laureati in queste università e capaci di creare un prodotto che a livello mondiale sia in condizioni di competere ovunque. È questo il futuro dell'Italia. Smettiamo di pensare che il futuro dell'Italia sia inventarsi chissà quale manovra per abbassare i salari.
come qualcuno ci suggerisce. Riforme che dovrebbero essere finalizzate a abbassare il livello di qualità della vita dei lavoratori e delle lavoratrici con la motivazione che poi almeno saremo più competitivi. La competitività dell'Italia la fai sull'alto livello, non giocando alla meno sui paesi più in difficoltà. La competitività italiana, con buona pace dei profeti di sventura, noi la porteremo in condizioni di essere credibile soltanto se riusciremo a scommettere a partire dalla qualità umana, dal capitale umano e dall'innovazione. Ecco perché la città della scienza è un simbolo che però deve essere collegato a una scommessa che con il comune è con provincia e regione, ma che in particolar modo con il comune riguarda l'area di Bagnoli. Io credo che nel decreto sblocca Italia, Luigi, metteremo delle norme ad hoc per le realtà come Bagnoli, perché essendo norma diciamo difficile da definire una realtà in Italia come Bagnoli, perché è una delle realtà più belle del mondo oggettivamente, e con buona pace di chi protesta fuori, di chi immagina di tenersela così com'è, noi questa realtà qui non possiamo tenerla nelle condizioni in cui quanto 20 anni o 25 di crisi, fallimenti, curatele e occasioni perdute ce l'hanno consegnata. Ovviamente in prima linea ci sono le realtà locali, le realtà istituzionali, il comune, la provincia, la regione, però Bagnoli è uno di quei fiori all'occhiello che fa capire che non il sud gira pagina, ma che l'Italia volta pagina. Cioè Bagnoli non è un progetto semplicemente napoletano, ovviamente il comune di Napoli ha tutte le sue competenze e le sta utilizzando, ma Bagnoli è un progetto che è nelle condizioni, una volta in cui noi fossimo finalmente pronti a partire, di dare un messaggio nazionale a tutto il mondo, dalla nazione a tutto il mondo. Su questo, pronti a intervenire, dico perché ci saranno nello sblocca Italia anche un altro paio di interventi su aree urbane, da Sesto San Giovanni a Taranto, per rendersi conto dell'intervento che abbiamo in mente. Vedo gli europarlamentari del sud che sanno che la questione di Taranto è una questione che va oltre l'Ilva, ma che comunque ovviamente si gioca intorno alla questione dell'Ilva. Però secondo punto, noi dobbiamo, la prossima volta che veniamo il 7 novembre, questo è il giorno quindi deciso, fare il punto sullo stato d'avanzamento di Bagnoli, dicendo anche ai soggetti pubblici che possono intervenire di giocare un ruolo diverso da quello che hanno giocato fino ad oggi. Ogni riferimento a Cassa Depositi e Prestiti con le proprie partecipate è voluto. Noi su questo tema abbiamo fatto diverse riunioni, ovviamente nel rispetto della curatela fallimentare e di tutte le procedure che ci sono, quindi non modificando alcunché in termini di correttezza del procedimento, però su Bagnoli non è il momento delle promesse, ma è il momento di tornare ogni tre mesi. C'è la questione dei fondi europei che rispetto al 14 maggio, vi ricordate, avevamo dato delle cifre, il 14 maggio avevamo speso, Stefano correggimi se sbaglio, il 50% dei fondi europei assegnati per la programmazione 2007-2013, siamo al 58%, quindi dopo tre mesi lo stato di avanzamento, parlo di quei vecchi fondi, non dei nuovi denari su cui c'è stato anche un po' di polemica ieri, mi pare che ci sia una convergenza ampia sul fatto che questo è un tema su cui non si può più scherzare e che una buona collaborazione tra regioni e Stato, aggiungo per la programmazione futura anche città metropolitane, nelle responsabilità che le città metropolitane avranno, questo è il massimo della sfortuna, ho fatto tutta la battaglia perché le città metropolitane potessero spendere i fondi europei, poi ho smesso di fare il sindaco appena sono arrivati i soldi delle città, quindi probabilmente ho portato sfortuna anch'io al corno che mi è stato consegnato, però il punto centrale è che siamo passati dal 50 al 58% e quindi un passo in avanti è stato fatto, non ancora a sufficienza. È fondamentale che nella gestione delle prossime strutture noi riusciamo non soltanto a recuperare i denari che sono fermi, compresi gli FSC, fondi di sviluppo e coesione, in questo caso risalgono alla programmazione 2000-2006, per dare un riferimento, vedo alcuni che annuisce, noi le regioni del Mezzogiorno hanno speso fino ad oggi 9 miliardi dei 14
del Fondo di Sviluppo e Coesione, ma dobbiamo essere anche nelle condizioni di spenderli su progetti non frammentati, progetti chiave, chiari e che siano particolarmente raccontabili all'esterno. Nel progetto dello Sblocca Italia, che aprirà anche i 1000 giorni del lavoro del governo, noi avremo l'impegno per i 1000 asili nido da aprire in Italia. So che questa è una discussione un po' complicata, perché in tanti mi dicono: sei fissato con gli asili nido? No, gli asili nido sono un pezzo di questa strategia, non sono roba da mettere ai lavori, sono pezzi di civiltà di un paese. E su questo, molto importante è avere la possibilità di indirizzare le procedure di snellimento delle opere pubbliche in duplice direzione. Uno, là dove ci sono opere pubbliche decise, fare più veloci. Ogni riferimento, per esempio, alla Napoli-Bari è voluto. Poi la Napoli-Bari cambia il panorama del Mezzogiorno. Quindi avete visto come l'alta velocità ha cambiato l'Italia. Vale naturalmente per Napoli, per Salerno, anche se ci sono meno treni. Firenze ha cambiato volto dal momento in cui è centrale rispetto all'alta velocità, idem per Bologna. Hanno persino messo una stazione a Reggio Emilia per fare un contentino a Del Rio, spero che sia veramente una cosa che sarà, ferma un treno ogni tanto lui e Maurizio Landini e basta, si sa, ma questo è una roba che riguarda Ferrovie dello Stato, stiamo scherzando perché ci segue in diretta. Però il punto centrale è la Napoli-Bari, per esempio, può essere assolutamente anticipata nei tempi. L'altro tema è la metropolitana, le metropolitane. Napoli è partita con una realtà metropolitana tra le più belle del mondo, oggettivamente, anche per la capacità di gestire le strutture archeologiche o comunque ciò che viene, perché il colmo è: si bloccano le opere pubbliche perché si trova un reperto archeologico, no? E quindi cosa fai? Lo rifiuti e il reperto archeologico rimane sotto. E questo è un paradosso. Una delle cose dello Sblocca Italia sarà proprio la gestione delle realtà archeologiche che uno trova. In tutto il mondo, paradossalmente, le risultanze degli scavi e reperti archeologici permettono di far godere i cittadini passeggeri delle metropolitane di cose che probabilmente non avrebbero mai visto, anzi senza probabilmente, perché nel momento in cui il reperto archeologico rimane sotto terra, vederlo mi sembra un pochino complicato e difficile. Su questo tema Torino, Milano ha già avuto abbastanza, diciamo, sulle metropolitane. Roma, con l'operazione che della linea C e dell'allargamento della linea C, Palermo, che ha iniziato, sono realtà che accederanno al finanziamento, diciamo, delle linee metropolitane, ma ci sono anche realtà tranviarie, c'è la micrometro di Brescia, c'è la tranvia di Firenze. Le aree metropolitane avranno, diciamo, una serie di spazi su questo capitolo qua, ma Napoli ha tutte le carte in regola per giocarsi la partita, visto che comunque l'aspetto, diciamo, di rapporto tra qualità e prezzo è uno dei migliori che possiamo definire e possiamo giocare. Il 7 di novembre dobbiamo fare un passo in avanti importante sul porto. L'autorità portuale è, mi pare che sia al terzo commissariamento, quindi le cose dobbiamo metterci. Ci sarà un passaggio molto interessante dello Sblocca Italia su questo, ma sulla politica portuale. Noi oggi abbiamo una situazione in cui le navi arrivano e vanno a Rotterdam, fanno 5 giorni di viaggio in più e vanno a Rotterdam, perché noi dobbiamo scegliere quali sono i porti. Lo dirò anche a Reggio Calabria tra qualche ora, pensando a Gioia Tauro, ma il porto di Napoli, per le caratteristiche peculiari e per la bellezza della città, si può prestare ad una serie di interventi diversi da come abbiamo fatto sino ad oggi. Ce ne sono molte altre cose che potrei sottolineare, ma direi di non farlo perché altrimenti vi addormento tutti. Mi limito allora a chiudere sul tema questo è un dato interessante. Noi abbiamo ricevuto 139 richieste dalla campagna sullo Sblocca Italia, 24 da Napoli, 49 da Salerno, 20 da Caserta, 26 da Benevento e 20 da Avellino. Una parte di queste però sono soltanto richieste di soldi.
il punto non è mettere altri soldi, il punto è spendere bene i soldi che ci sono e semplificare le procedure, perché altrimenti poi in alcuni casi c'è sicuramente la necessità di spendere ulteriori soldi, ma in questo senso c'è qui Erasmo D'Angelis insieme a Gianluca Galletti. Erasmo è il responsabile dell'unità di missione sul dissesto idrogeologico. Noi abbiamo bisogno di ripartire con maggiore determinazione sugli accordi di programma già firmato con la Regione del 2009-2010 sulle opere antidissesto. Alcune opere sono partite, molte sono ferme per motivi vari, c'è proprio un problema anche di funzionamento delle procedure, perché un po' dappertutto è così, in particolar modo in alcune zone del nostro paese. Credo che sarà fondamentale riuscire a dimostrare da qui al 7 di novembre, Erasmo, poi se no non ti si porta più, che dei 97 interventi programmati, i miseri 6 tra quelli conclusi e in corso siano ampliati, e da questo punto di vista l'unità di missione, Presidente Caldoro, è a disposizione della Regione per migliorare, intervenire e laddove serve anche aiutare direttamente. L'ultimo numero che vedo, ma d'ora in poi penso che sarebbe una buona idea se preparassimo prima le slide con la situazione, magari ve lo mandiamo prima in modo tale che il Sindaco e il Presidente della Regione possano verificare e fare un lavoro di verifica costante, magari i nostri parlamentari europei, parlamentari nazionali, membri del governo, in modo tale che questi appuntamenti diventino davvero una cosa fissa di stato dell'arte. Dicevo, l'ultimo intervento è quello sulle scuole. Ricorderete che il 14 maggio ci dicemmo che avremmo liberato dei soldi per le scuole, lo abbiamo fatto. Il totale di finanziamenti alle scuole sul capitolo scuole belle è di 1633, 7 scuole sicure, 7 scuole nuove, un totale quindi di 1647 scuole. Simbolica sicuramente la scuola di Secondigliano, dove siamo stati la volta scorsa, come si chiama, Pertini, non Pertini, Parini, chiedo scusa. Assonanza fonica, ma ovviamente profonda diversità del nome a cui è intitolata la scuola, però anche su questo capitolo le cose sono capite. E allora, concludendo, questo è il metodo di lavoro. Ogni 3 mesi, punto punto, sulle singole questioni, cosa deve fare il governo. Poi io ho ricevuto l'invito dal Sindaco De Magistris a stare qualche ora a Scampia dopo la vicenda terribile di Ciro Esposito, e credo anche di voler ringraziare Pigio Acchino Alfano, oltre che il Comune, per la vicinanza che ha espresso a nome del Governo alla famiglia. È nato una serie di provvedimenti e di pacchetti di intervento sugli stadi, ma la compostezza, il dolore, la straordinaria testimonianza che è venuta in particolar modo dalla mamma di Ciro mi porta a dire che noi abbiamo bisogno di farci presenti. Lo ha detto una ragazza al funerale che io ho seguito in diretta, ha detto farci presenti non soltanto nei momenti di difficoltà, e me l'ha detto anche il mio amico Maddaloni quando mi ha invitato ad andare a visitare la sua palestra, il suo centro sportivo, lo sport come elemento di crescita di una comunità. Per cui io sicuramente accetto l'invito del Sindaco e nelle prossime settimane faremo appunto magari un momento ad hoc in alcune delle zone di questo straordinario territorio. Non ho citato le partite più grandi, Napoli Est, Pompei, di cose è venuto Graziano insieme a Dario Franceschini nei giorni scorsi. Come capite, di cose in ballo ce ne sono tantissime. Però, e ho finito, il punto centrale è che usciamo dalla cultura della rassegnazione. E anche, permettetemelo di dirlo alla classe dirigente del Mezzogiorno, ce lo siamo detti in prefettura l'altra volta, dalla cultura della delega. Il governo c'è, niente alibi. Il governo, laddove sbaglia, torna indietro, chiede scusa e riparte, perché il governo può sbagliare. Però il governo non scappa e fa della questione meridionale la questione sulla quale noi dobbiamo recuperare anche in termini di competitività economica. Io non sono uno di quelli che guarda le cifre, l'ho sempre detto, le virgole, e che sta a discutere dello zero virgola tutte le volte. Ho letto per 10 giorni scenari inquietanti sul nostro paese, perché abbiamo fatto meno 0,2 nel secondo trimestre
Oggi è arrivato il dato che meno 0,2 lo fa anche la Germania e trovo tutti quelli che dicevano ah mamma mia l'Italia è in crisi che dicono la Germania è in crisi. Io farei a cambio volentieri in termini di dimensioni economiche sulla con la situazione della Germania che è sicuramente più forte della nostra, però voglio dirvi che non è la percentuale lo 0, ma è il clima di rassegnazione che talvolta anche nell'opinione pubblica, non intesa come cittadini, i cittadini fanno il tifo per l'Italia e quindi fanno il tifo per tutti noi. I cittadini sono persone molto più serie di quelle che noi rappresentiamo. Però il punto fondamentale è che c'è nella classe dirigente la impressione tanto non cambierà mai, tanto rimarrà sempre così come sono le cose. E io vorrei che insieme, questo è il senso della presenza qua, facessimo la scommessa. Noi di non avere alibi, di essere presenti sul territorio, di fare un punto su tutte le partite aperte a 360 gradi e contemporaneamente però dire anche al mezzogiorno che il mezzogiorno non è il punto retrogrado del paese come una certa stampa ha immaginato, è il luogo nel quale a Ponticelli 28 persone faranno competizione agli americani con i soldi anche cinesi per fare un elicottero biposto con due motori, ma è anche il posto nel quale la bellezza di ciò che ci circonda credo che dia un segno di quello che noi possiamo essere e di come possiamo esserlo. E allora chiudo qui. Quando la città della scienza è stata colpita da quel terribile incendio, la cosa che a me più ha colpito è stata la riscossa della cosiddetta opinione pubblica, dei cittadini, delle mamme. Mi ha colpito la manifestazione spontanea, mi ha colpito il desiderio di dire noi non ci fermiamo. Oggi l'Italia è nelle condizioni di poter essere la guida per i prossimi anni in Europa. È in queste condizioni. L'Italia è, che ne dicano taluni osservatori, nelle condizioni, facendo delle riforme che deve fare, di poter trascinare l'Eurozona fuori dalla crisi. È esattamente l'opposto di quello che ci siamo sempre detti. Ah, adesso vediamo che cosa l'Europa ci dovrà dire. È il contrario. È l'Europa che ha bisogno di sentirsi dire e dare una carica di spinta. Perché questo si faccia però non basta un governo, non basta un sindaco, non basta un presidente della regione, non bastano dei ministri. C'è bisogno che la classe dirigente del mezzogiorno faccia la classe dirigente del mezzogiorno. Faccia cioè la propria parte per assumere la sfida della leadership in Italia e in Europa con grande convinzione e determinazione. Nel corso degli anni è sempre stato così, dalla Magna Grecia fino alle questioni del XIX secolo di cui parlavamo l'altra volta in prefettura, tutti noi sappiamo quanto ci sia stato quanto dobbiamo in termini di guida a questa parte dell'Italia. Ecco, allora smettiamo di fare troppe discussioni astratte, mettiamo da parte la rassegnazione, mettiamoci a lavorare e mettendoci a lavorare, rivedendoci qui il 7 novembre, faremo il punto perché c'è un sacco di soldi da spenderli, se non li spendiamo bene i cittadini vengono e ci portano via e farebbero anche bene.